praticamente l'isola del Giglio è sempre stata ricoperta di vigne e ha, insomma, c'è una tradizione viticola da prima dei Romani, e quindi tutto questo versante occidentale si vedono le terrazze ancora, che ora sono abbandonate, però fino agli anni 50 c'erano circa 1200 ettari coltivati a vite. Qua si vedono delle sorte di righe, poi ci sono delle casette sparse. Tutta questa parte, diciamo, occidentale dell'isola è sempre stata coltivata a vigna fin da prima dei Romani, e infatti si vede anche nel selvatico i residui, diciamo, di quelle che erano le terrazze dove si coltivava, e a volte si rimangono anche spunta qualche vite in giro. Ci stiamo avvicinando a una parte delle nostre vigne, proprio la località che si chiama Altura, come l'azienda, e questa è una parte molto significativa perché si vede proprio la natura selvaggia del territorio e queste terrazze che si costruiscono incastrate nella roccia, dove appunto non si può lavorare utilizzando nessun tipo di macchina perché gli spazi non lo consentono. Quindi si tratta di un'agricoltura esclusivamente manuale. Questa è una parte di vigna che abbiamo acquistato un po' dopo rispetto alla parte principale, da un vecchio vignaiolo dell'isola, e quindi ha quasi 80 anni l'età delle piante. Qui è praticamente quasi solo anzonaco. L'isola è, a parte una piccola parte vicino al Campese, è esclusivamente granito, e la terra è granito sgregolato nei secoli, insomma. Beh, le piante, come vedete, sono piuttosto basse perché qui ci arrivano venti molto forti, però magari hanno delle radici lunghissime di 20-25 metri perché si vanno a cercare l'acqua nelle fenditure delle rocce sotterranee, che comunque l'isola ha delle sorgenti che magari in certi punti vengono fuori e poi passano sottoterra e le piante lo vanno a cercare. Poi si sfrutta ogni piccolo spazio, perché fra le rocce effettivamente, se la pianta si trova bene, riesce a trovare più nutrimento e a non a prevalere su altre piante, magari come selvatiche. Una cosa interessante riguardo, per esempio, qua al Giglio, come l'anzona, che è una varietà autoctona antica, c'è anche una varietà di pesche sanguigna autoctona, perché, diciamo, nella natura le piante non crescono una vicino all'altra per caso, e sono due varietà che si alimentano a vicenda nel sottosuolo e quindi crescono bene in sincronia proprio. È pieno di peschi, infatti, nelle vigne. Beh, diciamo una casetta perché il vecchio proprietario ci viveva proprio in tanti periodi dell'anno qua nella vigna, e comunque è una costruzione, ora questa è un po' più grande, però è una costruzione tipica dell'isola del Giglio, si chiamano i capannelli.
lavori che sono stati fatti qua, adesso lo vedete, come dicevo prima, prima era giungla, quindi abbandonata, quindi è stato pulito, rifatti tutti i muri a secco, quindi chilometri di muri a secco, reimpiantata e innestata sul campo con le varietà autoctone che ci hanno dato altri produttori locali. Qua si sta bene, c'è una forte, diciamo, relazione con quello che è la natura, con quello che è un po' una realtà che spesso si perde contatto quando si vive in città. Vabbè, due parole sull'agricoltura che noi pratichiamo, perché ci tengo, che è un'agricoltura quasi detta selvatica, nel senso che è proprio seguito di un'osservazione che quindi vede accompagnare la natura e non stravolgerla. Per esempio tutta questa parte di qua, più un'altra parte di là della vigna, quindi quasi 3 ettari, per 10 anni non è stata potata, quindi diciamo che è un sottile equilibrio fra la libertà delle piante e comunque che non sfoci nell'abbandono, quindi c'è una cura, una lavorazione. E questo è un esperimento, diciamo, infinito, nel senso che poi dopo 10 anni io ho ricominciato a potarla piano piano e le piante sono molto più resistenti alle malattie, alla siccità, a diversi, diciamo, difficoltà climatiche che ci sono qua, ed è molto interessante vedere come le piante si autoregolano, nel senso che tutte quante, la parte che non interessavano al frutto a crescere, erano secche. E poi la pianta come varietà è una liana, quindi tende a crescere in lunghezza, per cui loro praticamente sono organizzate un po' una struttura, infatti non ci sono sostegni in tutta questa parte. E quello che faccio io adesso è, diciamo, una lieve potatura che la aiuta a andare avanti. E sì, nel punto di vista della produzione, la quantità più o meno uguale, però fa invece che 2 o 3 grappoli, 15-18 più piccoli, molto più intensi di sapore. E lo stesso per il resto dell'agricoltura, nel senso che non c'è utilizzo di chimica di sintesi né qui in vigna né in cantina. E interventi non sono neanche di stravolgere il suolo, quindi si applica una ossigenazione con delle forchette e in modo tale da lasciare intatto l'equilibrio del suolo e dell'humus e tutti i vari strati. Assolutamente non pesticidi, non con fertilizzanti chimici, eccetera. Anche perché qui è pieno di ragni, è pieno di insetti che appunto mantengono un equilibrio sia della natura e delle malattie piuttosto stabile, per cui più si lascia vivere, più poi, cioè meno ci sono poi problemi di malattie, per esempio, o sofferenze della pianta. E qua si vede proprio un'esposizione sud-ovest, adesso vi faccio vedere laggiù, che finisce sugli scogli del mare, quindi vento, salsedine, sole. Un po' darwiniana la situazione qua, nel senso che o le piante campano 100 anni o muoiono subito, per cui... Questa è una pianta divorata dai mufloni, infatti ci sono le foglioline più chiare perché è stata mangiata 2 volte, prima a giugno, poi a settembre, e però ha la potenza di ributtare il grappoletto dell'uva, che è incredibile, no? Negli ultimi anni, diciamo fino al 2019,
Abbiamo avuto 4 anni di siccità quasi totale, nel senso che non pioveva per più di 2 ore mai. Tutte le vigne hanno patito tantissimo. Quest'anno, dopo un po' di pioggia per fortuna, è il primo anno che le barbatelle nuove che abbiamo ripiantato sopravvivono all'estate, per cui rincuorante, meno male. E qui potete vedere chiaramente un palco dove ospitiamo da 15 anni un concerto di musica classica al tramonto, che è un festival organizzato da Daniela Petracchi, che era violoncellista, che è un amante del giglio anche, e quindi propone questo festival di musica classica, facciamo un quartetto d'archi. Invece io ho fatto l'anno passato un'edizione, la prima edizione di un festival, Muvinar, che è una confusione fra musica, vino e arte, e c'è stato il concerto di Vinicio Capossela qui al tramonto, molto bello. Questo è il vino nuovo, evviva! 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 Io mi chiamo Francesco Carfagna, guardo in tutte e due le camere con gli occhi così. Sono nato a Roma e vivo al Giglio da quasi 40 anni. Ho fatto mestieri diversi e ora sono una ventina d'anni che faccio il vignaiolo e basta. Questo è un po' un riassunto molto stringato. Sono un ragazzo del 1951, perciò sono ancora giovanissimo. Mio papà faceva il vino, mio nonno faceva il vino e io ho sempre sognato e pensato, dico, ma prima di morire voglio fare il vino anch'io, e modestamente. Non sono morto. Vabbè. Siamo venuti al Giglio in vacanza con i miei genitori nel 58-59, io ero un ragazzino di 8-9 anni. Sono rimasto stregato dall'isola molto misteriosamente, insomma dal luogo, non è che l'isola, ci sono sempre tornato. Con i miei, poi da ragazzino da solo, poi da giovanottello da solo, poi bla 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 bla. Nel 1986 sono venuto qui stabilmente e abbiamo preso la vigna nel 99. Siamo stati derisi ampiamente ed era un periodo in cui le vigne si abbandonavano. Non si prendevano, però io ci ho sempre creduto, tant'è vero che abbiamo investito tutto quello che avevamo e anche quello che non avevamo e questa compravendita di questa vigna che avete visto con Irene, eccetera. Ora sono passati 20 e passa anni, il primo vino l'abbiamo fatto nel 99, 57,
70 litri, insomma così. Una cosa alla quale tengo è semplicemente questa, che noi siamo stati i primi, per l'appunto 21 anni fa, a investire, a credere e a riprendere il lavoro qui nell'agricoltura e non nel commercio, nell'affitto, nel turismo. Questa agricoltura così ardua e difficile, no? Ed è proprio per questo che dicevano tutti, guarda un po', poveri scemi, bla 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 bla, e insomma, sotto molti aspetti avevano ragione. Però, alla fine della musica, dopo una decina d'anni, hanno cominciato a spuntare, o sono cominciati a spuntare, altri, insomma, produttori che hanno ripreso la vigna anche loro. Quindi ciò di cui io vado molto orgoglioso è che noi siamo stati i primi a ricominciare un processo di rinascita che adesso è in atto, perché ora, diciamo così, come i funghi ci sono quelli che fanno il vino del Giglio, no? Adesso saremmo diventati, non lo so, 160 milioni di produttori qui, più o meno, quando noi siamo stati i primi e gli unici per una decina d'anni, circa 7, 8, 10 anni. Pensavo proprio oggi, pensando a non mi ricordo che cosa, forse questa faccenda dei siti pregiati. Cioè, qui c'erano 1000 rotti ettari di vigneti, diciamo 100 anni fa, o comunque prima della seconda guerra. Adesso non credo che si arrivi a 14, e noi ne abbiamo 3. E forse, per rendere di nuovo affascinante, ancora di più di quanto lo sia ora con l'abbandono, sarebbe, diciamo, sognabile di rivedere molte vigne di nuovo, cosa che probabilmente è impossibile per tanti motivi, perché nessuno vuole fare questo lavoro, perché nessuno vuole buttare via tutti i soldi che servono per farlo, per non avere niente indietro, o comunque le spese, o magari che ci siano le spese, eccetera, eccetera, eccetera. In più c'è il discorso un po' terrificante che c'è una sezione di, chiamiamolo, potere, che è convinta che l'abbandono sia un patrimonio da preservare e l'agricoltura un degrado, insomma, ecco, siamo arrivati alla pazzia totale. Però questi che pensano questo di solito vivono in appartamenti in città, non stanno in campagna. Io chiuderei qua con la buona salute a tutti e la speranza che ci sia un po' di bene. Insomma, che questa pazzia che percorre il mondo, non dico che finisca, sarebbe esagerato, ma almeno diminuisca.